basta con il clientelismo, con l'assistenzialismo, con le spese senza un progetto complessivo di sviluppo del territorio, basta con una burocrazia mortificata dalle consulenze esterne e dalle prebende agli amici, meritocrazia per i burocrati e i funzionari pubblici che hanno vinto concorsi, ovviamente rigore, passo diverso ai dipendenti che in tanti stanno venendo da me a dire: Presidente, l'aspettiamo, aspettiamo molto da lei, siamo stati mortificati. Io gli dico: state certi che sarete anche valorizzati, anche economicamente, però bisogna cambiare passo, quindi una burocrazia efficiente, amica, snella, trasparente. La provincia dovrà essere un palazzo di vetro e la mia giunta, il mio consiglio provinciale dovrà aiutarmi fortemente su questo cambiamento di passo. E lo dico non solo per un fatto etico-morale, ma perché questo sistema clientelare è quello che ci ha fatto fallire. Se noi pensiamo di governare rattoppando ciò che ha fatto il centro-sinistra, allora innanzitutto dico che è tanto male che ci teniamo il centro-sinistra. Se invece noi vogliamo cambiare veramente per sperare di avere un futuro economico diverso e un futuro vero, allora il passo deve essere assolutamente un passo nuovo e noi pensiamo di averne l'autorità. Per ultimo, concludendo, non vi dirò tante cifre che avremo modo di approfondire, ma sono state dette e purtroppo anche ieri con l'immagine televisiva Domenica Inn, dove la provincia di Salerno per la vicenda dell'aeroporto è stata sbattuta in massima fascia oraria con una figuraccia davvero grande. Beh, noi abbiamo il dovere di pensare a costruire un futuro diverso per la nostra terra, per i nostri giovani, e costruire un futuro diverso significa investire il denaro innanzitutto su ciò che rimane, sulle grandi opere pubbliche, aeroporto, porto, interporto, le strade provinciali, e non come ha fatto questo governo di centrosinistra che per la quarta volta consecutiva mette nel suo programma l'allargamento della strada Versana, una strada alternativa alla statale nella Piana del Sele, la Fondovalle Calore, un'alternativa alla strada statale nella Crocino Sarnese. Noi queste cose le affronteremo con decisione, risparmiando su tanti sprechi e su tante cose che non hanno più ragione di esistere, perché abbiamo le idee chiare, perché siamo forti della volontà che il popolo della nostra provincia ci assegna, e perché siamo forti perché abbiamo un popolo come voi e abbiamo soprattutto candidati di qualità come Ernesto Sica, a cui io auguro ogni bene nell'interesse della grande comunità di Forte Cagnano. Un saluto va clientelismo, con l'assistenzialismo, con le spese senza un progetto, mortificata dalle consulenze esterne e dalle prebende, concorsi, ovviamente rigore, passo diverso, aspettiamo molto da lei, siamo stati mortificati, amico, state amica, snella, trasparente questo cambiamento di passo. E lo dico non solo per un fatto etico, governare rattoppando ciò che ha fatto il centro-sinistra, allora io lo dico un futuro economico diverso e un futuro vero, allora pensiamo di averne l'autorità. Per ultimo, concludendo, e purtroppo anche ieri con l'immagine televisiva Domenica Inn, una figuraccia davvero grande, beh, noi abbiamo il dovere, significa investire il denaro innanzitutto interporto, le strade provinciali, e non come ha fatto questo governo mette nel suo programma la Piana del Sele, la Fondovalle Calore, un'alternativa alla strada Sione, risparmiando su tanti, perché abbiamo le idee chiare, perché siamo forti e abbiamo soprattutto candidati di qualità come Ernesto Sica, Guglielmo.